molto importante, non da un punto di vista di abitanti per il comune, che ci interessa prendere il comune, ma è importante perché voi sapete che Abronte è la patria di Castiglione, cioè dire, per me, politicamente parlando, la patria di Alfano, e devo dire che è il nostro nemico da un punto di vista politico. Primo nemico, voi sapete benissimo che Matteo Salvini dice a Berlusconi non farà mai maggioranza con Forza Italia se c'è Alfano, ma non lo dice per un'antipatia personale o qualche rivendicazione di altro genere, ma lo dice perché considera Alfano il responsabile di Mare Nostrum, del disastro di tutti noi italiani. Quindi non si può alleare con Alfano. Ciò significa che non si può alleare con Castiglione. Ed ecco perché noi saremo presenti, è un impegno importantissimo, è un messaggio politico, Antonio, che tu darai con la tua presenza, con la nostra presenza, la presenza di Matteo Salvini in quel centro, bel centro montano, ed è importante la nostra presenza. Non è il successo, diciamo, elettorale che ti deve portare a sindaco, noi interessa lanciare questo messaggio perché i risultati verranno, spero verranno, che siano imminenti, che siano immediati, ma verranno logicamente seminando bene, raccoglieremo bene anche nel tempo. Questo è importante, è un segnale importante perché anche il nostro messaggio è un messaggio di onestà, lealtà, è una battaglia contro la mafia, è cosa nostra, è di tutti i giorni, in modo particolare di ieri, di oggi, sui giornali, cosa viene, cosa è avvenuto al CARA di Mineo. Io non posso parlare del CARA di Mineo perché abbiamo audito ieri a Siracusa sia il procuratore Salvi che il procuratore di Caltagirone Verza, il nuovo procuratore di Caltagirone. Hanno parlato di questa indagine molto delicata perché si ricollega a Roma Mafia Capitale, quindi è stata segretata, quindi non parlerò, però quello che ha detto la Bindi, quello che ha detto Cantone, e voi sapete che Cantone, l'anticorruzione in Italia, ha già dato una sentenza e ha trasferito alla procura le indagini, indagini che già erano in corso da parecchio tempo, tant'è che io, quando è stato audito il procuratore Salvi a Roma, che diceva che era un'indagine molto delicata perché ci stava cosa nostra anche dietro a tutto questo malaffare, io a questo punto ho chiesto di attenzionare anche se c'è anche voto di scambio, perché se effettivamente il giro è quello che tutti dicono, non c'è dubbio che c'è malaffare, cattiva gestione, peculato, truffa e voto di scambio, che logicamente non fa onore a noi siciliani, perché noi ci dobbiamo battere anche in modo particolare con questo voto di scambio. Sì, si parla, Mineo, un candidato, non voglio fare il nome, ma un candidato alle elezioni europee ha preso a Mineo 700 voti. Il sindaco di Mineo gestiva l'appalto, diciamo, era il committente, chiamiamolo, dell'appalto che poi è stato dato di 100 milioni di euro per i profughi. Quindi io vorrei dire anche, mi viene in mente proprio dire questo, ci accusano noi siciliani, noi della Lega, noi con Salvini, io parlo noi con Salvini in quanto ne sono il segretario, che siamo razzisti. Noi non siamo razzisti, noi siamo per un'immigrazione controllata, non siamo per l'immigrazione clandestina, perché noi vogliamo ordine pubblico, contro il terrorismo, sanità, ma in un modo particolare noi non utilizziamo, non strumentalizziamo chi viene qui per poi farsi
affari propri e sulla pelle di, dei poveri immigrati si fanno la gestione dei car e degli spra. Per non parlare poi anche dei minori non accompagnati. Quindi quando diciamo no all'immigrazione, noi diciamo no a tutte queste cose, al malaffare, alla corruzione, al peculato, al... siamo indignati che si possono, che possiamo essere rappresentati da chi oggi purtroppo porta avanti questa immigrazione clandestina. Ed ecco perché ho detto, ritorno su Antonio, noi dobbiamo essere presenti lì, perché lì sarà il centro, il dibattito per avere una corretta amministrazione non soltanto a Bronte ma in Sicilia e in campo nazionale. Io poi ci sono anche altri piccoli comuni, speriamo di essere presenti, mi arrivano segnali anche da, come dicevo, da Milo o da altri comuni che siamo anche qui sono presenti, Tremestieri, si vedrà, stiamo parlando, non so se saremo presenti perché non so se ci riusciamo, ma intanto nei grossissimi comuni saremo presenti e siamo presenti con questi amici che oggi vi presento e successivamente presenteremo anche gli altri appena definiamo la lista. Io ringrazio gli amici che qui sono presenti, Gaetano, Antonio, rinnovo le condoglianze per, con tutti noi a Lorenzo e speriamo di averlo presente anche al più presto qui fra di noi per questa competizione elettorale e dico grazie ancora a tutti quanti. Allora,